Nella prima conferenza stampa i talebani avevano assicurato non vogliamo più nemici, perdoniamo tutti. Oggi i talebani entrati a Jalalabad avrebbero, secondo fonti ufficiali, represso con la violenza una manifestazione contro il regime. Due le vittime, cameraman picchiati, intanto si muovono USA e Gran Bretagna. Biden e Johnson hanno organizzato un G7 straordinario per la prossima settimana, mentre continua il ponte aereo militare, centinaia di afghani accampati intorno all'aeroporto nella speranza di riuscire a lasciare il paese.